L'area del Pionta comincia a cambiare volto. Sono iniziate questa mattina le demolizioni delle palazzine di proprietà della ASL, che erano fatiscenti e pericolose oggetto di un'ordinanza da parte del sindaco di Arezzo. Queste palazzine erano fatiscenti, c'è già un'ordinanza del sindaco Inelli del 2017 che metteva in evidenza che era necessario addivenire a questa soluzione. Poi è arrivato il Covid, poi è arrivato il PNRR, oggi Arezzo scrive finalmente una pagina nuova. Non credo di dire una cosa molto esagerata se dico che è un momento storico per la città. In quest'area sorgerà la nuova centrale operativa territoriale finanziata con fondi PNRR e che dovrà essere operativa entro marzo 2024. Cambierà una parte, il volto di una parte della zona del Pionta. Si tratta delle ex cucine che erano già pericolanti e che andavano demolite. In questa sede, per un investimento complessivo sul Pionta di 13 milioni di euro, arriverà la centrale operativa territoriale. Sono stati ricordati anche tutti gli altri progetti che dovranno prendere forma, ma dal nuovo centro autismo all'ospedale di comunità fino al nuovo hospice e lo spostamento in questa area del Dipartimento di Salute Mentale. Ma io credo che l'esigenza sia condivisa tra l'azienda ASL e la provincia. Da troppi anni va avanti questa storia, la Presidente Chiassai e io ci siamo incontrati e abbiamo condiviso la necessità di stabilire un percorso non solo sostanziale ma anche formale che accompagni le due amministrazioni nel liberare l'uno l'immobile di proprietà dell'altro. Senta, quest'area ha una storia particolare, sicuramente pesante ma che va, insomma, ricordata e tramandata. C'è possibilità, secondo lei, tra i vari enti che ovviamente ne sono proprietari, quindi Comune, ASL, Università, di creare anche un punto, diciamo, proprio di ricordo di quello che è accaduto in quest'area? Ma la richiesta che abbiamo fatto ai progettisti delle nuove sedi è quella di fare riferimento alla storia del Pionta, quindi già nelle sedi ASL di nuova progettazione i progettisti devono tener conto dell'anima del Pionta, della storia del Pionta, perché se è importante andare avanti è anche importante non dimenticare quello che ha significato la politica manicomiale in Italia. Quindi da una parte occorre non dimenticare, dall'altra però bisogna andare avanti, superare il concetto di stigma per la salute mentale e tentare di inserire i percorsi di salute mentale all'interno di percorsi di salute globale.